Benvenuti su Creazioni Digitali per un nuovo appuntamento dedicato ad Affinity Designer e in particolare in questo video dedicato allo strumento Matini. Nei video precedenti abbiamo già visto l'interfaccia e lo strumento nodo. Lascio il link in descrizione se non li avessi visti. Apro subito un nuovo documento, così iniziamo. Da nuovo, in alto a sinistra, scelgo A4, va benissimo, e lascio tutte le impostazioni predefinite. Clicco su Crea in basso a destra sulla maschera che si è aperta e ho la mia tavola di disegno. Lo strumento matita si usa per disegnare delle linee come se si stesse disegnando a mano libera. Si attiva cliccando sull'icona apposita situata sulla barra degli strumenti a sinistra, oppure utilizzando il tasto di selezione rapida sulla tastiera N. Affinity al passaggio del mouse attiva un'etichetta di testo accanto all'icona selezionata e non c'è possibilità di errore lo strumento matita. Clicco e attivo lo strumento. Il cursore del mouse assume la forma di una matita. Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, trascino la matita sul foglio di lavoro e creo una linea curva, un tratto. Aumento un po' lo spessore in modo che possiate vederla meglio. Per ottenere un tracciato perfettamente orizzontale o perfettamente verticale, basta tenere premuto il tasto maiuscolo sulla tastiera. Creo quindi un tratto orizzontale e un altro verticale. E facciamo la prova del 9. Trascino le guide sui tratti e risultano perfettamente in linea. Non abbiamo ancora parlato di guide e righelli, è un argomento che ho intenzione di approfondire, ma adesso accenno giusto l'essenziale. Le guide sono degli strumenti di riferimento. Si trascinano dalle barre graduate, chiamate righelli, una posta in alto e l'altra a sinistra. Le guide, insieme alle griglie che vedremo in seguito, sono visibili solo sullo schermo, non verranno esportate. Righelli, guide e griglie si attivano dal menu visualizza posto in alto, selezionando le voci corrispondenti. Per adesso basta questo, altrimenti andiamo un po' oltre l'oggetto del tutorial. Torniamo quindi allo strumento matita. Lo riattivo e attivo la modalità stabilizzatore. Traccio un altro tratto. Lo stabilizzatore è una sorta di assistente che corregge, armonizza in modo da ottenere un tratto più regolare. Altra proprietà dello strumento matita è la modalità corda. Se attivata sempre dalla barra dei menu contestuali, alla matita verrà aggiunta una corda per facilitare il trascinamento e la creazione di sezioni uniformi e angoli netti. La lunghezza della corda è regolabile, aumentando o diminuendo il numero impostato nella casella scorrimento accanto alla voce lunghezza. Altra modalità dello strumento matita è controller, che dà al tratto un aspetto diverso, più marcato se impostato su pressione o più dinamico se impostato su velocità. Il controller può essere impostato anche in modalità automatica per fare in modo che prenda le caratteristiche del pennello predefinito. Altra modalità dello strumento matita è scolpisci, l'attivo cliccandoci sopra. Con questa funzione è possibile agganciare un nuovo tratto a quello creato in precedenza, oppure ridisegnare solo una parte del tracciato senza doverlo fare per intero. Seleziono quindi il tratto con un doppio clic, oppure trascinando il mouse sempre con il tasto sinistro premuto, con lo strumento matita attivo naturalmente, e utilizzo la funzione scolpisci. Aggiungo un altro segmento al tracciato partendo dal nodo finale indicato dal pallino rosso. Nulla toglie che si possa partire anche dal nodo iniziale o ad esempio dal nodo intermedio. E l'opzione scolpisci adegua la forma al nuovo tracciato. Altre opzioni dello strumento matita: chiudi automaticamente, che trasforma in forma chiudendo il tracciato ed inserendo
il riempimento. Sempre in alto fra le funzioni troviamo usa riempimento, che è una funzione simile alla precedente, ma in questo caso il riempimento viene creato man mano si trascina la matita sullo foglio di lavoro. Mantieni selezione invece qui a destra, se attivata, consente di disegnare nuovi tratti con le stesse proprietà dei precedenti. Ho pulito il foglio di lavoro e creo un nuovo tratto utilizzando lo strumento matita. Adesso vedremo come rifinire un tratto. Queste sono opzioni non solo specifiche dello strumento matita, ma proprietà che potranno essere applicate a tutti i tratti, a tutte le forme, a tutti gli oggetti. Selezionando il tratto dalla barra del menu contestuale è possibile variarne lo spessore attraverso il pulsante a scorrimento. Oppure gestirne l'allineamento. Anche nel pannello tratti è possibile cambiare lo spessore. Com'è possibile cambiare il colore sia dalla barra del menu contestuale che dal pannello colore a destra? Le stesse funzionalità accessibili da posizioni diverse. Le operazioni che vengono portate a compimento sono le stesse. Dal pannello tratto, oltre allo spessore, è possibile settare anche la forma delle estremità della traccia, il tipo di angolo, arrotondato, smussato o retto, l'allineamento del tratto, centro, interno ed esterno e l'ordinamento tratto davanti o tratto dietro rispetto al riempimento che in questo momento non abbiamo. E poi troviamo ancora scala con oggetto. Se la casella è selezionata, il tratto verrà ridotto insieme all'oggetto. Diversamente manterrà lo stesso spessore. Dalle caselle sotto invece è possibile cambiare la forma alle estremità, assegnare delle frecce, dei cerchi o dei quadrati. Oppure invertirle, invertire direttamente le estremità. Possiamo anche ottenere un tratto irregolare, punteggiato, oppure fatto di segmenti, gestirne dimensioni e spaziatura dalle caselle numeriche che troviamo sotto. Al tratto è possibile anche assegnare un pennello. I pennelli disponibili all'interno di Persona Designer sono tutti pennelli vettoriali. I pennelli raster sono accessibili da Persona Pixel. L'assortimento è molto ampio, ci sono pennelli ad olio, acrilici, guazzi, inchiostri, matite, incisioni, alcuni sono davvero molto belli. Pare che supporti anche i pennelli di Adobe, ma non l'ho ancora testato, quindi no, questa notizia non ve la do per certa. E questo è l'essenziale per poter utilizzare lo strumento matita. Se questo video ti è stato utile, lascia un like, lascia un commento se hai dei dubbi. Ricordati di iscriverti al canale perché il nostro corso continuerà puntualmente ogni settimana. Per il momento è tutto, alla prossima, ciao!